Ciao a tutti anime colorate e benvenute in questo nuovo video. Che ne pensate del nuovo saluto? Vi ricordo prima di iniziare che se volete potete supportare il canale con un abbonamento da 5€ al mese, 4,99€, oppure con un grazie come ha già fatto il nostro Francesco nel video precedente, oppure con un like, oppure con un click alle pubblicità per aiutarmi a sbarcare. Anche se di poco il lunario. Sto esaudendo le vostre richieste in maniera assolutamente casuale ed è per questo che ho deciso di partire dall'ultima perché mi piaceva l'argomento e nel frattempo la mia collana si è girata come al solito. Mi piaceva l'argomento e ho deciso di dare precedenza anche all'altro che mi aveva dato il nostro Grizzly, perché mi dà più spazio di espressione. Allora, mi dice più o meno di immaginare di trovare la lampada di Aladino e di avere a disposizione tre desideri con alcuni limiti, nel senso non poter fare innamorare una persona istantaneamente, ad esempio non richiesta assoluta. Allora, ho guardato un pochino meglio, utilizzando limitazioni canoniche dei fantasy, a cosa punteresti? Allora, vi dico, senza piangermi addosso, per i mesi che sto passando, sicuramente soldi, tanti, tanti soldi, sarebbe il primo desiderio. Dovete sapere che mi fanno arrabbiare le persone che dicono no, devo andare al lavoro. Che palle, sono al lavoro, mi tocca andare a lavorare. Vorrei prendere uno di loro per il bavero così di brutto e dire facciamo a cambio con la mia disoccupazione dal 2016. Scommettete che gli lascerò il bavero e non lo diranno più? Una volta che io avrò avuto i soldi, avrò buttato fuori le persone che non si stanno meritando questi soldi, non mi chiedete niente nei commenti, se volete i particolari scrivetemi in privato. Me ne sarò andato da questo secondo piano senza ascensore, da questa ridente cittadina morta, che ormai ho già menzionato anche se ho detto che non l'avrei fatto, quindi cerchiamo di non menzionarla più. Chi ha bisogno di lavorare, forse vi aspettavate che il secondo desiderio fosse il lavoro, ma cosa me ne faccio del lavoro se ho soldi, giusto? Quindi, non chiedendo più un lavoro, essendo ricco sfondato, cosa faccio? Non posso far innamorare qualcuno a comando, perfetto, partiamo da una normalissima frequentazione. Chiederei come secondo desiderio di farmi conoscere un uomo, che però devo far innamorare io. Perché vedete, si parla spesso della difficoltà nelle storie d'amore perché non durano, perché ci si ferma alla prima difficoltà, perché ci si tradisce. Ma avete mai pensato a quante persone le storie d'amore non le iniziano proprio? Non c'è più la curiosità di conoscere qualcuno per dire non mettiamo limiti al divino, alla provvidenza, a quello che volete voi, vediamo che cosa succede. Usciamoci qualche volta, senza pretese. Poi, se sono rose, fioriranno. Non esiste più questo. Si cercano le cose per compartimenti stagni. Ci si lamenta che non si riesce a conoscere nessuno, poi quando vi si avvicina una persona, tipo il sottoscritto, interessata ad una relazione sentimentale, cosa fate? Eh no, ma sei troppo giovane. Eh no, ma sei troppo magro, io sono attratto soltanto dalle persone in carne. Eh no, però sei troppo lontano. Eh no, però io cerco una persona indipendente.
Pero independiente significa che avete paura di mantenerlo, ma avete idea di quello che sia il mercato del lavoro negli ultimi 10 anni? Ne avete idea? Voi che rispondete così. Quindi, visto che dovevo inserire delle limitazioni da fantasy, non posso usare filtri d'amore, quindi il secondo desiderio, un uomo. Così da poter dare a me stesso la possibilità di farmi conoscere esattamente per quello che sono, senza edulcorare nulla e vedere come va conquistarlo con le sole mie forze. A questo punto sono stato bravo, ho concentrato molte cose in solo due desideri. Ho diritto, per volere del sommo Grizzly, ad un terzo desiderio. Chi lo sa, forse sono una persona semplice che ha bisogno di poco, ma ho avuto serie difficoltà a trovare il terzo desiderio. Quindi, caro Grizzly, ti chiedo. È possibile includere i viaggi, tanto a quel punto ho soldi. Sto uscendo con un uomo che mi piace. Tanto per avere comunque una passione, un qualcosa di individuale o condiviso, perché no? Sarebbe bello condividere i viaggi con il proprio uomo. Quindi, come terzo desiderio propongo una bella possibilità di viaggiare gratuitamente per un anno, perché ci devono essere delle limitazioni, quindi questa è la limitazione che mi autoimporrei davanti al genio della lampada. Ricapitolando, soldi, un uomo da conquistare con le mie sole forze e un anno di viaggi gratis. Rispetto all'inizio del video, questo qui è venuto un pochettino corto. Io direi che per questa volta, siccome la seconda cosa è molto breve, rispondo anche alla seconda richiesta del nostro amico Grizzly, che mi ha chiesto il mio rapporto con la pioggia. Il mio rapporto con la pioggia è pessimo. Io non sopporto la pioggia in faccia, non sopporto di bagnarmi per qualcosa che non sia il bagno o la doccia. Sono un enorme potente meteoro patico. Quando piove io sono morto al mondo. Quindi il mio rapporto con la pioggia è pressoché questo. Può essere un bello spettacolo, sì, da vedere in video, in differita, non certo dalla finestra di casa tua. Non ricordo bene se ho risposto a questa FAQ, caro Grizzly. Quindi ti aspetterò qui sotto nei commenti a dare la tua valutazione personale sul video. Vi ricordo, se è la prima volta che vedete questo canale, per favore iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi. Se avete voglia, cliccate sulla pubblicità e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.